Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova video recensione su provacellulari.it. Questa è la video recensione del tablet dell'HP, lo Slate da 7 pollici. Allora, andiamo un attimo a ricapitolare subito le caratteristiche. Abbiamo uno schermo da 7 pollici con una definizione piuttosto bassa, oserei dire. Poi abbiamo in alto un tasto accensione, slot micro SD, jack, lato sinistro pulito, sotto i due speaker più il mini USB e di lato qui il bilanciere del volume. Dietro abbiamo una fotocamera da 3 megapixel, logo HP in metallo e nulla più. Dispone di un processore dual core, RAM 1 giga e ROM 8 giga. Direi che per il resto delle caratteristiche vi rimanderei all'unboxing e iniziamo a parlare appunto del tablet. Allora, prima cosa che facciamo è andare appunto sul browser. Andiamo a vedere un po' come si comporta. Stiamo andando sul nostro sito provacellulari.it. Siccome era già aperto, glielo facciamo ricaricare per sicurezza. Devo dire che la navigazione non è male. Devo dire che il tablet si comporta bene. Abbiamo un buon feeling. Poi possiamo provare The Verge. Un sito molto pesante, quindi possiamo vedere come si comporta in questo caso. Devo dire buono il caricamento, è stato abbastanza rapido, e anche il pinch to zoom e anche il pan. Proviamo ad aprire un link, una pagina, vediamo un po' come si comporta. Ecco, un piccolo impuntamento. Nel frattempo che ancora finisce a caricare, non era finita a caricare, ho provato a fare lo scroll e non è andato, ma comunque nulla di trascendentale. Devo dire che per quanto riguarda il browser, il tablet si comporta molto bene. Possiamo vedere subito che qui ho installato un widget che mi dice la percentuale della batteria. Infatti il tablet di suo non mi dà la percentuale della batteria, e già che stiamo parlando di batteria, vi dico anche che la batteria non mi ha regalato particolari soddisfazioni, cioè non che si scarichi in 2 secondi, ma avendo il processore dual core, uno schermo con poca definizione, sinceramente mi sarei aspettato qualcosa di più. La batteria, ho lasciato il tablet acceso un giorno intero con notifiche, ma senza utilizzarlo più di tanto. E sinceramente il tablet a sera non era, cioè nelle 24 ore si è scaricato per più del 50%, e altri tablet in genere hanno resistito molto di più. Quindi direi una batteria forse un po' sottotono rispetto agli altri tablet, comunque ci permette di fare le classiche ore lavorative. Direi che con un uso anche abbastanza medio intenso, un 5 ore riusciamo a coprirle, però con un uso proprio intenso, magari molto internet, molto video, quindi da YouTube, eccetera, non so se riusciamo a coprire le 5-6 ore. Con il mio uso medio, diciamo, io sono un utente medio che può usare il tablet, con le mie prove, diciamo che le 5 ore le ho coperte tranquillamente. Andiamo avanti, possiamo provare come va un gioco. Abbiamo qui Asphalt, vediamo un po' come si comporta. Il caricamento è stato abbastanza rapido. Andiamo a provare come gioca. Facciamo scegli. Facciamo chiudi, facciamo continua e facciamo gara. Eccoci. Vediamo un po' ora come si comporta.
Ecco, siamo pronti per la gara. Proviamo un po' come funziona il gioco. Ecco, siamo partiti. Devo dire che il tablet, nonostante una definizione non proprio eccellente, rende bene il tablet. Un attimo che mi sembra che ho abbassato il volume. Lo alziamo subito. E dicevo, lo schermo non è male, nonostante una definizione non proprio eccelsa. E il sistema è fluido, non abbiamo lag o particolari problemi. L'accelerometro direi che funziona bene, quindi prende bene i nostri comandi. Quindi direi che anche dal punto di vista ludico, il tablet, seppur con una definizione non particolarmente brillante, ci permette di giocare tranquillamente. L'unico software che è inserito da HP su questo tablet è Print, HP e Print, che servirà quindi per stampare file dal tablet direttamente a stampante HP. Per il resto non c'è null'altro che inserisce l'HP stessa. Gmail funziona benissimo, come tutti quanti i dispositivi Android. Possiamo vedere come funziona invece il client mail. Possiamo andare ad aprire per esempio questa mail nuova, facciamo mostra immagini e possiamo vedere come la mail soffre, diciamo, del problema di non poter fare un pinch in completo, ma solo pinch out. Infatti, quando si fa pinch in, dato che però lo schermo è grande, da 7 pollici, comunque per vedere tutta la mail bisogna spostarsi proprio leggermente a sinistra, quindi alla fine il problema è relativo. E allora, già che ci stiamo, possiamo andare a vedere di scrivere una nuova mail e per vedere un po' anche la tastiera. La tastiera è questa, possiamo vederla, classica di Android, nulla di più. Possiamo vedere come comunque la tastiera non ha alcun problema di scrittura, funziona tutto bene. E già che ci stiamo, possiamo andare allora nelle impostazioni per vedere due cose. La prima, che HP inserisce Beats Audio per la musica, e devo dire che la musica si sente abbastanza bene, perlomeno dagli auricolari. Naturalmente non sono inclusi auricolari o cuffie particolari, quindi bisogna nel caso acquistarle. Però per la contenuto della confezione è tutto, vi rimando all'unboxing che abbiamo fatto e dove lì potete accorgervi di tutto. Potevamo vedere due cose: uno, la memoria, cioè questo tablet è vero che ha espansione SD, micro SD, però comunque anche 8 GB interni, però possiamo vedere come lo spazio totale lasciato all'utente sono solo di 5,75 GB, solo 5,75 GB liberi, di cui ne ho già utilizzati più di 1 GB, quindi 1,5 GB. Scusate l'interruzione, ragazzi, ma in strada stanno facendo dei lavori ed è veramente difficile, e ho chiuso per aspettare che terminassero. Bene, stavo dicendo della memoria, l'abbiamo vista, sto avendo le informazioni sul tablet per vedere la versione di Android, che è appunto la 4.1.1, quindi Jelly Bean. Bene, poi qui non c'è molto altro da dire. Possiamo allora a questo punto andare a vedere alcuni scatti che sono stati fatti in galleria. Allora, questi sono gli scatti realizzati dal tablet. Ok, credo che la rotazione automatica sia bloccata. Vediamo ora se sono riuscito a sbloccarla. Ok, quindi già che ci siamo, diciamo anche questa cosa: qui su non abbiamo niente, qui su non abbiamo niente, praticamente abbiamo solo il blocco sblocco della rotazione e le impostazioni più le notifiche, null'altro. Quindi dicevamo, questa è stata realizzata dal tablet. È una foto, sinceramente, specie se viene fatto uno zoom, la qualità non è granché, però comunque con una fotocamera 3 megapixel ci permette di fare comunque alcune foto al volo e di magari fare delle foto quando non abbiamo altri dispositivi, meglio averla la camera che non averla. E comunque 3 megapixel ci permette poi comunque di fare delle foto che hanno almeno la decenza per essere riviste. Nulla più. Poi questa comunque anche non è malvagia come foto, mi sembra buona. Questa è una foto all'aperto,
Ecco, se andiamo a vedere un po' più gli oggetti in lontananza, sicuramente sono davvero poco poco definiti. Quelli più vicini sicuramente lo sono un po' di più, però mano a mano che si fa lo zoom, sinceramente perdono proprio di definizione, appunto per la scarsa qualità della fotocamera, però comunque riescono a fare delle buone foto. Poi queste appunto sono delle foto realizzate, una foto realizzata in notturno, diciamo, quindi con poca luce, non male, certo, non essendoci il flash, più di questo non possiamo fare. Poi abbiamo, questo è un video che è stato realizzato. Bene, e poi in ultima analisi vorrei andare a prendere le foto di test che facciamo vedere sempre e le andrei a vedere. Questa è una prova, diciamo, di come fa i video su sfondo bianco. Mi avvicinerei un pochino. Eccoci. Questo è come, no, come fa video, come si vengono visualizzate le immagini su sfondo nero e con appunto scritte bianche. Questa è una situazione. Aspettate che mi sembra che, ecco, non abbia messo a fuoco. Ora forse sì. Perfetto. Poi questa è un'altra immagine. Sinceramente non è uno schermo che ci permette di fare chissà quale visualizzare chissà quale immagine, però diciamo che le immagini naturalmente hanno dei bei colori, non sono così, così brutte da vedere. Certo, abbiamo visto meglio, di meglio. Questo è la palette di colori. Non mi sembrano colori particolarmente vivi, mi sembrano anche abbastanza sbiaditi, però comunque questa è invece su sfondo bianco. Mi sembra che questo sfondo bianco e scritta nera si vede abbastanza bene. Infatti, anche nel browser, nel leggere le pagine internet o altro, mi sembra che comunque il tablet si comporti abbastanza bene. Questa è una foto tutta colorata, quest'altra è un'altra di colori. Devo dire che comunque i colori vengono rappresentati abbastanza bene. E poi volevo farvi vedere i video. Questo è un 1080p. Beh, mi sembra che il video si veda bene, che non ci siano particolari problemi di sorta. Devo dire che secondo me il video è positivo, questa riproduzione. Poi, naturalmente, leggendo i 1080p, i 720p, non credo che possano rappresentare un problema, anche spostandoci magari. Ecco. Forse spostandoci una minima latenza c'è, però comunque è buono. Poi abbiamo, beh, 480p sicuramente si vedranno perfettamente, tranquillamente. Eccoli qui. Poi vediamo un po'. Questo è un MKV e l'MKV non viene visto. Poi c'era anche un FLV che addirittura non mi viene neanche proposto tra i video, quindi di conseguenza non vede nemmeno che sia un video. Perfetto, questa era per quanto riguardava foto e video. Direi che mi sembra che abbiamo detto un po' tutto su questo tablet. E penso di non aver dimenticato nulla praticamente. Quindi, cosa dire di questo tablet? HP ce lo dà così com'è Android, cioè non c'è nessuna personalizzazione, nessuna applicazione particolare se non HP e Print e null'altro. La confezione, l'abbiamo visto nell'unboxing, è davvero minimale, non c'è nulla di particolare. E il tablet ci sembra ben assemblato, ha una buona costruzione, sicuramente particolare la texture di HP dietro metallica, con questa bella parte diciamo un po' gommata che rende un buon grip anche al tablet.
Per quanto riguarda le operazioni base, quindi possiamo dire, non so, andare su internet, quindi il browser, leggere mail, andare a vedere magari qualcosa sul market, quindi scaricare applicazioni, magari giocare a Rank Asphalt, questo viene permesso dal tablet e quindi di conseguenza direi che le operazioni principali vengono fatte. Certo, secondo me la scarsa risoluzione che c'è sullo schermo ci permette comunque di avere un buon ritorno per quanto riguarda il browser e altro, però diciamo che secondo me avremmo preferito, scusate che mi schiude il telefono, ok? Avremmo preferito avere un po' più di memoria, secondo me, perché 5 giga liberi sono davvero pochi. Perché quando noi andiamo ad installare delle applicazioni che ci richiedono per forza, per esempio, penso ai giochi, no? Asphalt che è 1 giga, magari scarichiamo 2 giochi, 2 o 3 giochi da 1 giga più un navigatore che magari è importante in questo caso, e se non vogliamo usare Maps, e quindi di conseguenza la memoria già va giù. Quindi direi che per i suoi 150, 160 euro che costa il tablet, sicuramente fa quello che deve fare, però io magari avrei messo qualche decina di euro di meno, visto che è un tablet che fa tutto, ma non eccelle praticamente in nulla. Allora ci vediamo alla prossima e vi rimando alle pagelle sul sito provacellulari.it per questo tablet. Ciao!